2011, precisamente il 9 luglio. E questo altro edificio, hai altri uffici, tra cui quello che andremo adesso a vedere, del Sudan, che adesso è Sudan e Sud Sudan, due paesi diversi. Ecco, sono Paola, adesso subito andremo a sentire da lei qualcosa. Benvenuti allora al Catholic Radio Network. Qui siamo nel Sudan Catholic Radio Network, siamo partiti con questo nome, ma oggi ci chiamiamo Catholic Radio Network perché dopo il 9 di luglio 2011 questo paese non è più Sudan, si chiama Sud Sudan. E questo ambiente che qui vedete è un centro di coordinamento di 9 stazioni radiofoniche che sono state avviate progressivamente fin dal 2006 e che coprono una vasta parte del Sud Sudan, soprattutto coprono tutte le diocesi cattoliche del Sud Sudan, per un audience, per un numero di ascoltatori che è valutato attorno ai 4 milioni. Caspita, è un numero molto alto. Sì, molto alto. La bellezza di queste radio, sarebbe bello farvi ascoltare soprattutto cosa dicono le donne, è che queste radio parlano le lingue locali. Quindi abbiamo una lingua comune che si chiama inglese, è la nuova lingua ufficiale del Sud Sudan. Abbiamo molto arabo, però abbiamo due tipi diversi di arabo. Abbiamo il cosiddetto arabo standard nella zona di confine con quello che era il Sudan, il Nord Sudan, e invece abbiamo il jubo arabic che per questa zona non è considerato arabo nella zona del sud. Ma poi abbiamo tutte le lingue locali perché il livello di analfabetismo in questo paese è dell'80%. Quindi quello che è sempre stata una fatica è stato comunicare in modo efficace soprattutto con questi analfabeti che sono tantissimi, soprattutto le donne. E quindi queste radio parlano in tutto 18 lingue diverse, in modo che chi non ha avuto la possibilità e la fortuna di andare a scuola può comunque essere educato e partecipare ed essere coinvolto tramite i programmi radiofonici in lingue locali. Quindi le radio hanno fatto dei programmi per l'integrazione interculturale, hanno fatto ottimi programmi per l'educazione sanitaria, per la prevenzione di malattie come noi avevamo la meningite, tutta una serie di colera avevamo a Giuba nel 2007 e poi hanno, ad esempio, hanno eradicato la mortalità infantile per malaria cerebrale nei Monti Numba tramite semplicemente un'educazione sanitaria in lingue locali. E poi hanno dato un contributo molto importante per le elezioni, le prime elezioni del Sud Sudan nel 2010 per il referendum storico del gennaio 2011. Adesso il nostro servizio è continuare la pacificazione, perché siamo ancora in un paese di conflitti, e a coinvolgere la popolazione nel costruire la loro casa comune tramite una riflessione sulla Costituzione che è attualmente in atto. Questo è il cosiddetto centro di produzione dove abbiamo fatto i programmi comuni del network. Noi abbiamo 9 stazioni e queste stazioni devono produrre i propri programmi con attenzione ai bisogni locali e con attenzione alle lingue, alle tante diverse lingue che vengono parlate. Però quello che noi cercavamo di fare, anche in linea con lo spirito del nostro fondatore Daniele Colboni, era di creare questa unità nella diversità. Questo profondo rispetto per le diverse culture, però creare anche una piattaforma, un ambito comune per il dialogo e per l'incontro. Quindi questo è il luogo dove noi abbiamo prodotto i programmi in inglese. L'inglese è la lingua nazionale del Sud Sudan ed era anche la lingua ufficiale dello Stato autonomo del Sud Sudan prima dell'indipendenza. I nostri programmi erano prevalentemente programmi di educazione civica. La richiesta di produrre questi programmi è venuta dalla Conferenza Episcopale. Dai dati che abbiamo raccolto ascoltando la gente, il 90% della popolazione qui è affamato di informazioni. Non hanno, in particolare, informazione locale.
Quindi il Radio Network ha questo news desk, il centro informativo, che raccoglie notizie da tutte le stazioni, le organizza, le mette in un formato che è standard a livello professionale e poi le ridistribuisce a tutte le stazioni. Abbiamo Padre Gioviera e Alfred. Sì, il segreto della network, della rete, è questa, la collaborazione tra i comuniani e i comuniani che hanno messo insieme. Dopo tra i due comuniani la conferenza episcopale del Sudan e sul Sudan, dopo tra le differenti nuove stazioni che appartengono al nuovo vescovi, tutti insieme si fa una collaborazione che genera delle sinergie che fanno possibile questo uso di mezzi semplici, ma un buon lavoro. Quindi noi siamo molto contenti di aver sentito tutte queste belle cose che fate e vi auguriamo tante benedizioni, buon lavoro in questo momento anche molto storico della formazione della Costituzione, ma anche per l'evangelizzazione stessa del paese, no? Bisogna di sentire anche il messaggio di speranza, un messaggio di vita che viene anche dal Vangelo. Quindi grazie infinite a tutti e due e tanti auguri.